nell'affollatissimo mercato dei walkaround arriva un nome nuovo ed è un nome nobile, Bellini, Bellini Yacht da Bellini Nautica. Una marca diversa dalle altre che cerca di contraddistinguersi in un mercato in cui la concorrenza è veramente forte. Abbiamo provato la barca alle acque del lago di Iseo con due motori V8 benzina da 350 cavalli. Ma come intende distinguersi in un mercato così competitivo Bellini Yacht? Trovando il giusto connubio tra l'esperienza del passato e la proiezione del futuro. Parlando di futuro, vedete innanzitutto le linee molto equilibrate, molto eleganti, molto contemporanee disegnate da Brunello a Campora. Ma parlando di passato, dicevo prima, Bellini Nautica, un nome nobile nel mondo della nautica italiana, un nome che ha le radici negli anni 60, lago di Iseo, le barche Bellini erano delle barche in legno bellissime, dal 62 al 73, e poi il cantiere nel tempo si è specializzato anche nel mondo del refit, della manutenzione, oltre che essere rivenditore di vari marchi, ma soprattutto punto di riferimento per il refit, la manutenzione e il restauro dei Riva d'epoca. A capo di tutto il progetto c'è Romano Bellini, a suo fianco c'è nel consiglio di amministrazione anche Norberto Ferretti, personaggio che anche lui nel mondo della nautica non ha bisogno di troppe presentazioni, ma tornando al futuro, il timone in mano da un punto di vista pratico e quotidiano ce li hanno i figli di Romano, Battista e Martina Bellini. Perché questa barca è veramente molto interessante? Prima di tutto per il livello delle finiture. La barca viene stampata a Fano, ma viene allestita qua vicino al lago di Iseo a Corte Franca, con un livello delle finiture, dei materiali, dei dettagli, come potete vedere dalle immagini, altissimo, da barca decisamente più grande. Struttura walkaround, vi dicevo, di base, quindi si può camminare tutto intorno, postazione di pilotaggio con due sedili molto belli, fascianti, zona di poppa trasformabile in un secondo da prendisole a zona living, la cucina nascosta sotto i sedili come vedete nelle immagini. Una caratteristica particolare di questa barca è invece la zona di prua, dove vedete che il prendisole è spostato più verso prua, quindi il passaggio, la circolazione è molto facile e soprattutto il prendisole è molto basso e non è rialzato come invece succede su altre barche di questa taglia walkaround. Voi mi direte, questo ha comportato togliere spazio sotto coperta? No, anzi. Come vedete dalle immagini, interni estremamente luminosi, estremamente accoglienti. Alto livello delle finiture sopra, alto livello delle finiture sotto. Vedete, lo spazio all'ingresso è tantissimo per spogliarsi, per muoversi senza nessun problema. Anche il grande letto a prua ha 83 cm di altezza sopra al materasso, quindi più che sufficiente. C'è una seconda cabina, decisamente più piccola, la vedete anche questa nelle immagini, qui l'altezza sopra il materasso è 73 cm. Evidentemente un locale, una cabina destinata ai piccoli di bordo, ai bambini, ma soprattutto secondo me ha un uso ideale come grande locale storage. A poppa c'è la zona trasformabile living, che diventa anche prendisole, che diventa anche una grande doppia piattaforma sul mare per scendere e fare i bagni, grazie alle murate abbattibili laterali e anche alla scaletta Besenzoni che aiuta a scendere in acqua. Parliamo di prestazioni. La barca è natante, anzi in realtà può essere stazzata in due diverse versioni, natante o una da 10 metri e 20, è larga 3,90, quindi è piuttosto larga. L'abbiamo provata, come vi dicevo prima, con due Volvo Penta V8 da 3,50, velocità massima 39 nodi, velocità di crociera veloce 28 nodi, c'era economica siamo intorno ai 24 nodi. La barca è molto reattiva al timone, piacevole da pilotare e molto molto compatta. Su queste barche un grosso problema spesso sono le vibrazioni, soprattutto del T-top. Qui il T-top è tutto in carbonio e soprattutto è solidale con la barca, e anche facendo un po' gli stupidi al timone saltando sulle onde non abbiamo sentito nessuna forma di vibrazione. E infine, come al solito, il prezzo. Il Bellini 36 Astor costa, come lo vedete qui, quindi allestito con tutti questi optional, 550.000 euro più IVA con i V8 Volvo Penta 350.